Buonasera, anzi, buon pomeriggio e benvenuti a chiunque ci sta seguendo in questo momento a uno dei due eventi di una serie, di una piccola serie di eventi che faremo live qui da fanpage.it con McDonald's, eventi che fanno parte per l'appunto di una serie che si chiama Valore Lavoro e che vuole raccontare il mondo del lavoro di oggi, anche partendo e raccontandolo con chiavi e con punti di vista diversi. Soprattutto cercheremo di raccontare un paio di temi che nel mondo del lavoro in qualche modo acquisiscono oggi una grandissima centralità e forse non riconosciamo fino in fondo la loro importanza. In particolare, e parlo del tema di oggi, non riconosciamo talmente tanto l'importanza di quelle che vengono chiamate le soft skills che non gli abbiamo nemmeno dato un nome in italiano. Non sappiamo nemmeno dargli un nome in italiano. Qualcuno le chiama competenze relazionali emotive, qualcuno le chiama, traducendola, le competenze soft, le competenze morbide, ma in realtà non c'è una parola in grado di definire tutti quei pezzi di competenze che non si imparano a scuola, che non insegnano a scuola e che sono legati più che altro al tema dello stare in gruppo, del lavorare in gruppo, del saper parlare in pubblico, del sapersi relazionare con gli altri, del saper gestire tutta una serie di situazioni di complessità che, diciamo, nel lavoro ci sono, osserviamo quotidianamente, con cui facciamo i conti quotidianamente e con le quali non siamo preparati. Sono competenze che vengono ricercate dalle aziende, sono competenze che di cui le aziende hanno bisogno, sono competenze che poi finiamo per imparare sul lavoro mentre lo facciamo. Ecco, però forse è il caso di raccontarle, è il caso di parlarne, è il caso di farci raccontare a chi vive un'esperienza o ha vissuto un'esperienza lavorativa importante e a chi queste competenze le studia qualcosa in più su questo tema. Soft skills, quindi, sarà il tema, sarà nutrire le soft skills, nel nostro valore lavoro di oggi. E il nostro primo ospite che racconterà come nutrire le soft skills è una persona che ci farà compagnia durante entrambi gli eventi di questa miniserie. Sto parlando di Salvatore Esposito, attore, lo conoscete tutti e penso che lo Ciao. conosciate con un altro nome e in un altro contesto. Salvatore non è solo uno dei più importanti attori italiani, ma è anche una persona che ha lavorato in McDonald's, nell'azienda che oggi ci ha fatto insieme a noi questo evento. Salvatore, prima di cominciare, raccontaci un po' cosa facevi, qual è la tua storia dentro una realtà come McDonald's. Beh, innanzitutto salve a tutti e sono davvero contento del fatto che si inizi a parlare di del mondo del lavoro e soprattutto dell'impatto che ha il mondo del lavoro sui lavoratori. Io ho lavorato per McDonald's da quando avevo 18 anni fino ai 24. Prima poi di trasferirmi a Roma e iniziare a studiare recitazione, prima di iniziare a seguire la mia passione. E a 18 anni mi sono ritrovato in questo mondo che è quello della famiglia McDonald's, tutto nuovo per me, ma che mi ha accolto in modo splendido. Veramente ogni giorno che passavo lì con loro mi sentivo in una famiglia. Avevamo creato un gruppo pazzesco. Poi dopo un anno, non so se perché il titolare Aurelio Piscitelli aveva colto in me qualcuna di queste soft skills, mi propose di diventare manager, responsabile di turno all'interno del locale dove lavoravo. E da quel momento in poi, diciamo che sono entrato anch'io in contatto con queste abilità, perché in fondo le soft skills sono delle abilità che o ce l'hai innate oppure le migliori nel tempo, le apprendi nel tempo. Perché? Perché mi sono ritrovato poi a 19 anni a dover gestire un gruppo di lavoro, a dover entrare in contatto con i clienti, provare empatia per loro, provare empatia per i lavoratori, stare al loro fianco, riuscire a comunicare in modo breve e veloce quelli che erano i compiti da fare e soprattutto
quella che era la giornata di lavoro che saremmo andati a sviluppare. Quindi in un modo o nell'altro, inconsciamente, mi sono ritrovato a disporre, spero, di queste abilità. Ma soprattutto io ringrazio questa esperienza perché poi tutte queste doti, anche comunicative, anche di relazioni nei confronti delle persone che lavoravano con me e delle persone con cui mi interfacciavo, sono state fondamentali per la mia seconda carriera, perché poi ho iniziato a intraprendere questo bellissimo mestiere, quello dell'attore. Mi sono ritrovato poi a confrontarmi con tantissime persone sul set, al di fuori del set, a gestire quella che era anche la popolarità, il contatto con i fan. E quindi posso dire che per me McDonald's è stato in quel caso, in quell'esperienza, davvero, davvero fondamentali. E sono sicuro che, così come altri ambienti di lavoro, la possibilità che hai di fare esperienza e di sviluppare queste soft skills è fondamentale per chiunque ragazzo appena finisce la scuola e inizia a lavorare. Quindi io, per chi comunque parallelamente poi vuole seguire una carriera universitaria, consiglio sempre di iniziare qualche lavoretto, perché comunque si entra in una dinamica comunicativa, empatica, psicologica, che, hai detto bene tu, non si può imparare a scuola. Si può migliorare, si può gestire, ma non te la insegna nessuno, perché ti ritrovi da un momento all'altro catapultato in un mondo che prima non conoscevi. Ecco, fra l'altro, per fare una battuta, molte, quando si parla di soft skills, ad esempio, di allenare le soft skills, di nutrirle, visto che stiamo così stiamo in tema con il titolo del nostro webinar, molti dicono fate teatro, recitate. Quindi il lavoro che fai oggi tu è uno dei punti, uno dei momenti in cui una persona, è una delle esperienze che sono molto fondamentali e fondative nel generare soft skill, nel nutrire soft skills e nell'allenarle, soprattutto in questo caso la capacità di parlare in pubblico, la capacità di gestire lo stress, la capacità in qualche modo di relazionarsi con un audience e con un ruolo, con un personaggio, con un copione e con una realtà come quella che solo, diciamo, un'esperienza come la recitazione può dare. Però questa è una delle tante soft skills, tu le hai nominate, hai parlato della capacità di lavorare in gruppo, della capacità di relazionarsi con gli altri. Io volevo chiedere ad Alessandro Rosina, che è professore di demografia all'Università della Cattolica, che è il nostro secondo ospite, buongiorno, buon pomeriggio, professor Rosina. Che è già collegato, penso. Ecco, volevo chiedere al professor Rosina se poteva definirci il campo, l'ambito, per parafrasare Raymond Carver, di cosa parliamo quando parliamo di soft skills, cioè qual è la definizione che lei darebbe di questo e secondo lei come si possono allenare le soft skills, come una persona può accrescere le proprie competenze, diciamo, dolci. Sì, partirei anche dal dire perché ne abbiamo così tanta necessità, soprattutto nel nostro paese, perché ricordiamo che l'Italia ha il record di NEET in Europa, che sono i giovani che dopo gli studi faticano a inserirsi in maniera solida nel mondo del lavoro, sono quelli che si perdono nella transizione scuola-lavoro. E le ricerche dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo mostrano proprio che a far la differenza tra chi diventa NEET e sprofonda in tale condizione e chi invece riesce con successo a compiere la transizione scuola-lavoro, oltre a una buona preparazione di base, sono proprio le soft skills. È vero, in particolare, che sono molto importanti le competenze tecniche avanzate, pensiamo alle competenze digitali. Però, ancora di più nel mondo d'oggi e più ancora in futuro serve un'altra competenza chiave. E allora entriamo nel vivo, no? Di cosa sono e cominciamo ad elencarle. E forse quella più importante di queste competenze sociali trasversali, se vogliamo usare anche dei termini italiani, è quella dell'imparare a imparare.
cioè mettersi in continua discussione, mettersi in sintonia col cambiamento, aggiornare il proprio percorso, valutare le condizioni che cambiano e all'interno di questo cambiamento quali nuove opportunità ci sono per realizzare poi i propri obiettivi. E poi ci sono anche competenze sociali cruciali, in parte sono state dette, il saper lavorare in gruppo, l'intelligenza emotiva, ma poi è importante anche il saper prendere decisioni, che è un aspetto che va rafforzato molto nei giovani, e il saper imparare dai propri errori, perché non si può imparare a prendere decisioni se poi non si sa anche come poi utilizzare i propri errori per migliorarsi ulteriormente. Ecco, noi non sappiamo quali competenze tecniche saranno cruciali fra 20 anni, tanto più in un mondo del lavoro che cambia così rapidamente e sempre più complesso, però sappiamo sicuramente che imparare ad imparare, saper affrontare il cambiamento, lavorare in gruppo saranno senz'altro importanti tra 10, 20, 30, 40 anni, perché consentiranno di aggiornarsi continuamente e quindi di fronte appunto a un mondo che cambia, quelle competenze ti aiutano ad essere in sintonia, ma ti aiutano anche ad utilizzare meglio le competenze tecniche stesse che sono in continua evoluzione, e questo riguarda qualsiasi lavoro che si andrà a fare. Ecco, tra l'altro questa competenza, anche questa emerge in maniera molto forte nelle nostre ricerche, dell'importanza di queste competenze sociali trasversali è molto forte anche nei giovani stessi, ed è anche forte la loro consapevolezza che la scuola di per sé non basta a svilupparle e a rafforzarle. È importante, ma non è sufficiente. E per farlo bisogna inserirsi all'interno di contesti che combinano imparare e fare, soprattutto se ci si può sperimentare con gli altri anche in modo libero. E ad esempio, quindi, è molto utile lo sport, può essere molto utile il volontariato, il servizio civile, come è stato detto, le esperienze di lavoro mentre si sta studiando. Però devono essere vere esperienze di valore, cioè devono essere esperienze che effettivamente consentono di rafforzare le competenze acquisite. E questa consapevolezza, oltre che nei giovani stessi, in maniera crescente, è sempre più forte anche all'interno tra i datori di lavoro stessi, tra gli imprenditori. Allora, il messaggio per le aziende è che una proposta che voglia avere successo verso i giovani non può non tener conto delle loro aspirazioni, della loro visione del mondo, e quindi si deve saper riconoscere la specificità dei giovani, anche la loro specificità antropologica, anche come nuove generazioni che arrivano a portare qualcosa di nuovo e aiutare questa novità a diventare valore aggiunto, anche al di là delle proprie aspettative, e rimanendo anche disponibili a farsi sorprendere dai giovani stessi. E anche perché non c'è nulla di scontato con i giovani, quindi serve da un lato un'attenzione autentica nei loro confronti e dall'altro l'apertura alla sperimentazione, allo sperimentare assieme con loro quello che effettivamente funziona e consente di produrre valore con loro. E comunque una cosa è certa, che i paesi e le aziende che meglio ci riusciranno appunto a consentire ai giovani di produrre nuovo valore saranno quelli che cresceranno di più nei prossimi anni, nei prossimi decenni, e saranno quelli che saranno competitivi. Quindi è un investimento di attenzione, di sperimentazione e di strumenti nuovi anche da pensare con loro, che poi verrà ripagato appunto nei settori, nelle aziende che cresceranno di più. Finisco con il messaggio invece nei confronti dei giovani. Lo dico direttamente a un giovane, immaginando di rivolgermi a un giovane stesso. Allora, non chiederti quale futuro ti aspetta, ma cosa tu ti aspetti dal futuro, e inizia da oggi a costruirlo cercando le esperienze e gli alleati giusti. Direi che è un messaggio cruciale, anche perché chiedersi che futuro ci aspetta, diciamo, è in qualche modo difficile, l'ha detto Alessandro Rosina e concordo con lui, e di sicuro, nel senso, tutta la retorica che c'è su un futuro che ci aspetta completamente soggiogato, quasi completamente egemonizzato dall'automazione, dal rapporto con le macchine, in realtà quello che ci ha dipinto Alessandro Rosina è un futuro profondamente umano e profondamente dentro quelle che sono le dinamiche anche della relazione tra persone come competenza fondamentale per il prossimo futuro. E visto che parliamo di relazioni umane, e visto che anche Alessandro Rosina ha introdotto il tema dell'importanza delle soft skills anche per i datori di lavoro, anche per i sistemi paese, anche per chi in qualche modo non è una persona che deve allenare le soft skills, ma è un sistema che deve imparare a imparare, per usare le sue parole, a riceverle. Ecco, io volevo coinvolgere la professoressa
Antonella D'Amico, professoressa dell'Università di Palermo, insegna scienze psicologiche, se non ricordo male. Anche lei è molto, diciamo, dentro questo tema delle soft skills, e proprio le volevo chiedere questo, cioè quanto è importante l'aspetto della relazione umana, l'aspetto quanto sarà importante l'aspetto per l'appunto della relazione tra le persone, e quanto tutto questo è importante per le aziende, quanto tutto questo è importante per un ecosistema, non solo per il singolo. Sentiamo, devi riattivare l'audio. Dicevo, è stato sempre importante, magari finalmente ce ne stiamo accorgendo, proprio perché è un futuro molto molto umano. Mi viene in mente, a proposito di questa osservazione su questo futuro che ci aspetta molto umano, mi viene in mente il fatto che è una cosa molto interessante. Io mi capita anche di collaborare, faccio anche delle ricerche nell'ambito dell'intelligenza artificiale, dell'interazione uomo-macchina. È in effetti quello che noi stiamo facendo con i colleghi, appunto, ingegneri che si occupano di intelligenza artificiale, è in realtà cercare delle strategie per dotare le macchine di emozioni. Quindi guardate che in realtà è come se noi avessimo negato per tanti anni quella che poi è la più grande qualità degli esseri umani, che è proprio quella di utilizzare le emozioni come canali anche di informazione. Ho sentito fin qui, gli interventi che ho sentito fin qui mi hanno sollecitato tanti aspetti che veramente è difficile cercare di riassumere in pochi minuti. Però cerco di dirli proprio così, in pillole. Allora, intanto c'è l'aspetto generale anche terminologico, no? Si faceva riferimento a questo termine delle soft skills che quasi quasi non hanno una traduzione italiana. Bene, io non propongo semplicemente di tradurle, propongo direi quasi di abolire questo termine, perché in realtà queste non sono competenze soft, laddove il termine soft rimanda quasi a qualcosa di secondario, no? Qualcosa che si contrappone all'hard, no? A quello che rappresenta la struttura portante. Sempre più penso che siamo consapevoli e diventiamo consapevoli, e tra l'altro esistono anche, questo va detto, ormai centinaia di pubblicazioni scientifiche che lo dimostrano con dati empirici, quindi non è soltanto, diciamo, un atteggiamento generale, è proprio anche l'esito di ricerche che lo dimostrano, che queste competenze sono a volte, in alcuni casi, ancora più importanti di quelle definite hard, ed è quello che il collega Rosina, tra l'altro, sottolineava proprio nel passaggio anche dal mondo della scuola al mondo del lavoro. Ma in realtà queste sono già fondamentali anche nel mondo della scuola, perché in effetti esistono una serie di ricerche che dimostrano che le competenze, appunto, emotive, relazionali dei ragazzi sono anche uno dei più importanti predittori del successo anche a livello scolastico, oltre che accademico, quindi anche nei percorsi di studio tradizionali, e che poi certamente lo sono anche nel mondo del lavoro. D'altro canto, io in quanto psicologa, ricercatrice, tra l'altro proprio nel settore della psicologia dello sviluppo e dell'educazione, mi interesso proprio a cercare di individuare le modalità attraverso le quali poter sviluppare questa gamma di competenze. E quindi in questi anni, e a proposito di questo, prima si diceva sono competenze innate, sono cose che si possono imparare, che si possono sviluppare, ognuno nasce più o meno con un dono, oppure può imparare queste abilità. Il punto fondamentale è che si tratta di una gamma di abilità che ognuno di noi magari possiede, diciamo, in potenza, ma che possono senz'altro essere coltivate, e questo può essere fatto già nel momento educativo, nel mondo della scuola, anche perché non possiamo immaginare che i nostri ragazzi escano dalla scuola del tutto sprovvisti di queste competenze, perché poi ovviamente quando sono sprovvisti di queste competenze, come giustamente veniva detto prima, si perdono nella transizione dal mondo della scuola al mondo del lavoro. Allora noi dobbiamo lavorare per prevenire questa sensazione di disorientamento che molti ragazzi attraversano uscendo dal mondo della scuola, e dobbiamo iniziare a lavorare su questo già nel mondo della scuola e poi nella transizione,
Quindi nei contesti di lavoro, proprio per evitare che certi fenomeni, come quello dei NEET di cui si parlava prima, si diciamo, possano presentare. Ovviamente per fare questo esistono dei metodi. Io per prima sto lavorando in questi anni, ho messo a punto anche dei metodi che sto applicando nelle scuole e anche comunque nei contesti di lavoro, ho fatto anche dei percorsi di formazione esperienziale anche in contesti organizzativi e la cosa bellissima che accade in questi contesti è che aumenta anche a proposito dei giovani e dei ragazzi, aumenta la fiducia che molti adulti sviluppano nei confronti dei giovani. Perché? Perché si rendono conto, a volte anche in contesti di esercitazione, di training, di simulazione, di role playing, eccetera, tutte le tecniche che si usano in questi percorsi di tipo formativo esperienziale, si rendono conto, ad esempio gli insegnanti a scuola, si rendono conto che i loro alunni, i ragazzi, i giovani, sono portatori di risorse che loro stessi non sospettavano di vedere nei loro alunni. Quindi questo aumenta anche la fiducia che noi dobbiamo avere nelle nuove generazioni. Uscendo un po' dagli stereotipi che in qualche modo vedono questi ragazzi come poco attrezzati, poco diciamo propensi ad affrontare. Perché viceversa, se non si lavora in maniera seria sull'educazione anche a queste nuove competenze richieste dal futuro, rischiamo di ottenere il risultato opposto, cioè di caricare questi ragazzi ancora di un'altra aspettativa. Cioè tu, come sarebbe come chiedere, oltre ad avere ottime competenze informatiche, ottima cultura di partenza, ottimo background scientifico, culturale, devi anche possedere queste capacità. Però dobbiamo fare qualcosa per aiutarli a svilupparle, viceversa, è un'altra richiesta impossibile da soddisfare. Quindi, insomma, il mio, diciamo, auspicio è proprio che anche nel mondo della scuola si possano sempre più sviluppare dei percorsi di questo genere. Ripeto, è un'esperienza che stiamo già sviluppando con ottimi risultati. Si parte anche, ecco, io poi mi occupo nel caso specifico di intelligenza emotiva, proprio perché è importante partire dallo sviluppo delle risorse personali, cioè è chiaro che se io voglio ottenere il risultato che il ragazzo sia in grado di parlare in pubblico, che sia in grado anche di rialzarsi di fronte a un fallimento, che sia in grado di affrontare in modo creativo un problema, laddove affrontare in modo creativo un problema significa in un certo senso anche uscire dalla propria zona di comfort, okay? Perché i problemi sono spazi esterni alla nostra zona di comfort. Allora, per consentire tutto questo, io prima devo costruire la zona di comfort. Quindi lavorare intanto a livello personale, cercando di consolidare nelle persone la consapevolezza delle proprie emozioni, che per me è il passo assolutamente fondamentale. Non a caso io sto lavorando proprio su un particolare costrutto che è quello di intelligenza meta-emotiva, perché l'intelligenza meta-emotiva fa proprio riferimento alla consapevolezza delle proprie abilità emotive. Quindi punto 1, consapevolezza. Punto 2, usare questa consapevolezza per riconoscere i propri limiti, ma anche le proprie potenzialità. E quindi iniziare a lavorare intanto su se stessi, poi sulle relazioni con gli altri, quindi costruire le basi per sentirsi sicuri laddove poi c'è la necessità, come dicevo prima, di uscire dalla propria zona di comfort e di affrontare le sfide che la vita relazionale, accademica, lavorativa e quant'altro ci pone. E a proposito di sfide, grazie mille professoressa D'Amico, io volevo coinvolgere, spero di dire correttamente il cognome, Nadia Burhanman, è corretto? L'ho pronunciato bene? Aspetta, non ti sentiamo? Nadia? Devi riattivare. Devi riattivare il microfono, temo. Non ti sentiamo, ma penso che tu abbia il microfono spento nell'app. No. Abbiamo un problema tecnico con Nadia.
che fatica a sentirci. Prova a staccare gli auricolari e parlare senza. Niente, continuiamo a non sentirla. Sei sicura di non avere il microfono spento? Allora farei un passaggio però a questo punto con Salvatore. Tornerei da te, Salvatore, se possibile. Intanto che cerchiamo di risolvere il problema con Nadia. Nadia, facci un Sì. cenno quando sei pronta. No, Salvatore, ti direi di commentare questi due interventi alla luce della tua esperienza, soprattutto perché, ad esempio, c'è tutto un pezzo di discorso sulle soft skills che diventa fondamentale. Loro hanno parlato di imparare a imparare, soprattutto Alessandra Rosina, e della capacità di entrare nella propria zona di comfort, riconoscere le proprie emozioni per poi uscire dalla zona di comfort. E tutte e due fanno riferimento alla stessa cosa, in qualche modo, all'idea che ci siano dei pezzi di vita che ti si pongono davanti e che in qualche modo rappresentano delle sfide, e superando queste sfide tu, diciamo, in qualche modo riesci a sviluppare le tue soft skills. Ecco, riguardo alla tua esperienza in McDonald's, proprio a livello di aneddoto, qual è una delle sfide più grosse che ti ricordi che hai superato, che magari può essere anche una cosa banale, ma che ha mosso qualcosa in te, proprio anche un piccolo episodio? Guarda, se, assolutamente mi ha colpito molto, soprattutto il lavoro di ricerca che la dottoressa sta facendo sull'intelligenza artificiale, la possibilità di dargli delle emozioni. Essendo poi io un appassionato di cinema, sappiamo tutti quanto l'intelligenza artificiale sia sfruttata all'interno del panorama cinematografico e quasi sempre viene sfruttata con un'anima. C'è un film bellissimo con Robbie Williams in cui lui interpreta un robot a cui viene data un'anima. Però al di là di questo, credo siano tutti e due ragionamenti fondamentali. Condivido tra l'altro l'idea che le soft skills sono fondamentali per tutti i ragazzi, soprattutto nella fase di formazione, di crescita. Cioè, sono convinto del fatto che un genitore, un insegnante sono assolutamente e devono essere assolutamente in grado di aiutare in questa crescita di abilità ai giovani, aiutandoli nella comunicazione, soprattutto nell'empatia. Poi prima tu dicevi giustamente una cosa, spesso la recitazione, il mondo dell'arte aiuta tantissimo lo sviluppo di queste abilità. Perché? Perché spesso ci si trova da soli, ci si trova a confrontarsi con se stessi, con i nostri demoni e quindi si impara ad affrontarli. Allo stesso tempo si capisce quanto sia importante l'ascolto dell'altro, l'ascolto di quelli che ti parlano, l'ascolto delle persone che si hanno accanto. Perché? Perché così puoi entrare in empatia con loro, capire il loro dolore, le loro gioie, riuscire ad aiutarli, a sostenerli. Mentre troppo spesso siamo chiusi nella nostra mentalità, chiusi in noi stessi, attaccati sempre a un cellulare. Secondo me, mai come oggi è fondamentale che si ritorni a parlare, che si ritorni a guardarsi negli occhi, che si ritorni a capire quali sono le possibilità che si hanno nel leggere, guardare negli occhi chi si ha di fronte e scoprire magari qualcosa che tutto ciò che viene traslato da un telefonino, un iPad, un computer non ti può trasmettere. Ecco, ma tornando al tema, che sono un po' curioso, delle sfide che hai dovuto affrontare dentro McDonald's, un episodio che ti Sì, ricordi ma quale può guarda, essere? ho tantissimi esempi, dal fatto che io a 19 anni, per esempio, mi sono ritrovato a gestire un gruppo di lavoro composto da ragazzi come me, ma anche da persone adulte,
30, 35, 40 anni, ritrovarmi a dover dare delle indicazioni, a dover spiegare determinate cose, a doverle gestire. E diciamo che al di là di una formazione che McDonald's e lo staff del locale mi aveva dato, tutto quello che poi ho dovuto imparare e fare l'ho imparato sul campo. Anche il confronto con i clienti non è sempre una cosa facile, anche perché molto sta nell'intelligenza di chi si ha davanti, perché poi dovendo avere un confronto con il pubblico devi anche riuscire a capire, riuscire a smussare se ci sono state delle problematiche, a trovare subito una soluzione. Ricordo sempre che in fase di formazione mi dicevano che per ogni cliente scontento ce ne sono altri 30 che lo saranno, perché praticamente quella persona poi parlerà con amici, parenti di quell'esperienza negativa, e quindi tu influenzi negativamente non una ma ben 30 persone in media. Quindi noi dovevamo cercare sempre di essere concilianti, di essere ragionevoli con il pubblico, e quindi veramente mi sono capitate innumerevoli esperienze, ma davvero ho capito quanto sia importante ascoltare chi si ha di fronte, essere in empatia, perché quello ti permette di trovare una soluzione anche nei casi più estremi. Grazie mille, grazie Salvatore. Proviamo a rivedere se il collegamento si riapre con Nadia. Mi sentite, Francesco? Ecco, ti sentiamo benissimo. Ok, ecco. Nadia, buon pomeriggio, Francesco. Io volevo nessun problema. A proposito di transizioni e percorsi, un po' insomma, tu hai una storia in McDonald's molto importante, volevo capire in qualche modo se ce la volevi raccontare, anche come si è intrecciata il tuo percorso personale, perché secondo certo. me è esemplificativa di molti fatti, di molto di quello che l'importanza delle soft skills, la tua storia, basta raccontarla in qualche modo. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, scusate per l'inconveniente tecnico, abbiamo risolto. Sono felice di poter raccontare la mia storia. Io sono entrata a far parte della famiglia McDonald's nel 2010, ho iniziato a lavorare nel ristorante precisamente di Desenzano del Garda, e ho iniziato la mia esperienza in McDonald's un po' per mantenermi gli studi universitari, no? Frequentavo la facoltà di giurisprudenza. Il mio percorso di crescita è stato abbastanza rapido, devo dire. Sono passata dall'essere crew, che è la prima posizione che si può ricoprire all'interno dei nostri ristoranti, per poi passare a manager, che è il responsabile della gestione del turno, e diventando, diciamo, una guida per un team con una media di 40 dipendenti. E infine sono passata al ruolo di vice direttore, quindi ancor prima dei 25 anni, avendo la responsabilità del ristorante nella sua totalità, compreso il conto economico. Ora mi occupo di formazione e ricopro il ruolo di field trainer, e mi occupo appunto di formazione delle persone nei ristoranti. Lavorare in un ristorante McDonald's sicuramente incoraggia lo sviluppo di tantissime soft skills, in primis la capacità di comunicare con gli altri, no? Quindi di relazionarsi con diverse persone. La capacità di lavorare in un team, perché è appunto il punto di forza, no? All'interno dei nostri ristoranti, quindi le diverse doti di leadership, il senso di responsabilità, la capacità anche di prendere delle decisioni per se stessi, ma soprattutto per gli altri. E infine saper vedere anche il quadro d'insieme, no? Avendo la responsabilità della gestione di un ristorante nella sua totalità. E sicuramente saper anche gestire un team di dipendenti e saperne anche valorizzare, che per me è la cosa più importante, diventano poi elementi fondamentali, no? Per poter svolgere al meglio anche le mansioni che possono sembrare più semplici. Quindi direi che la gestione delle persone, e ancora prima di gestirle, imparare a conoscerle, mi ha aiutata tantissimo a sviluppare una competenza che è stata nominata anche dai colleghi, no? Che al giorno d'oggi è sempre più richiesta, che è quella dell'intelligenza emotiva, quindi ascoltare gli altri, capirli, sapersi relazionare appunto con persone differenti da quella che magari è la nostra personalità, al fine di mettere in risalto quelli che sono i loro pregi, i loro punti di forza, e quindi di ciascun componente del team.
Tra l'altro questa esperienza all'interno dei ristoranti mi è molto di supporto oggi, devo dire, nel ruolo che ricopro. Questo mi permette di lavorare sull'individualità, no? Quindi nel capire come posso rendere la formazione efficace per chi ho di fronte. Quindi focalizzarmi sulle necessità della persona che riceve formazione da parte mia. Un'altra soft skill che ho imparato sui ristoranti è sicuramente la gestione del tempo, che è un po' la sfida numero uno, no? Per ciascuno di noi. Quindi grazie alle diverse attività di cui mi occupavo, come la gestione degli ordini, la gestione degli orari di tutti i dipendenti e anche del conto economico, come vi dicevo, mi hanno aiutato a individuare quelle che sono le priorità, rispettare le tempistiche, quindi riuscire a portare a termine le diverse attività nei tempi prestabiliti, sviluppando anche di conseguenza la capacità di organizzazione, no? Quest'ultima, tra l'altro, mi è stata estremamente utile per portare avanti il mio percorso di studi, terminarlo con successo, e continua ad essere tutt'oggi una risorsa preziosa la capacità di organizzazione. Poi, senza dimenticare quella che è la capacità di lavorare in team, no? Che vi dicevo è un grande punto di forza dei nostri ristoranti, una sana ed efficace anche collaborazione, la capacità di coordinarsi con gli altri. Nei ristoranti McDonald's impari appunto a comprendere che il tuo lavoro è correlato a quello degli altri, pertanto hai bisogno del contributo di ciascuna persona in modo che le cose funzionino correttamente. E impari sicuramente che è fondamentale lavorare integrando le proprie energie, le proprie competenze e anche esperienze con quelle degli altri. E ad oggi sicuramente ho una consapevolezza maggiore, ho una consapevolezza che molto probabilmente ho acquisito nel tempo, quindi non ero totalmente consapevole del fatto che stessi sviluppando diverse soft skills che potevano tornarmi utili anche al giorno d'oggi. Quindi ad oggi posso dire che le mie esperienze sui ristoranti hanno contribuito, posso dire, di gran lunga al profilo che ho oggi, alle competenze che sono riuscita a costruire e anche grazie ai diversi corsi di formazione ai quali ho partecipato organizzati dall'azienda, quindi corsi di formazione sulle soft skills, appunto sulla leadership, sull'autosviluppo, su quelle che sono le competenze per gestire il team e anche per capire come utilizzare anche lo strumento della delega, ad esempio. E grazie alla mia esperienza sono sempre più convinta che i talenti si valorizzano motivandoli, quindi facendoli sentire prima di tutto accolti, apprezzati, aiutandoli a crescere, a sviluppare quelle che sono le competenze che possono tornare utili a loro nel futuro, garantendo sempre un ambiente favorevole, no? A tutto ciò, e quindi a imparare nuove competenze e anche a mettersi alla prova, no? Quindi mettersi in discussione e dando loro le opportunità sempre per esprimere al meglio tutto il loro potenziale. Per questo sono molto felice e orgogliosa di occuparmi oggi di formazione e di poterlo fare in un'azienda in cui sono cresciuta e in cui ho avuto anche la possibilità di sbagliare e di imparare e dove la persona è sempre messa al centro. Per me oggi formazione significa tanto, soprattutto dopo aver visto cosa sono le attività, come vengono svolte sui ristoranti, e quindi significa per me accendere, come dico io, quel fuoco, no, nelle persone che ho di fronte e che ho la fortuna di conoscere. Quindi alimentare il loro desiderio di apprendere, di conoscere nuove cose, di migliorarsi e essere capace di cogliere e valorizzare le soft skills, potenziare delle qualità personali che in realtà loro hanno già quando entrano nei nostri ristoranti e che noi aiutiamo sempre più a sviluppare. Per concludere dico che sono fermamente convinta che un ambiente favorevole come quello in cui io ho vissuto sui ristoranti permetta a ciascuno di dare il meglio di sé e questo sicuramente è garanzia di successo. Grazie mille Nadia. E hai detto una cosa, diciamo, che io vorrei ribaltare in qualche modo tra le tantissime che hai detto, anche come un po' come conclusione di questo pomeriggio. Scusate, sto prendendo la domanda perché c'è arrivata una domanda dal pubblico e la volevo girare per l'appunto ad Antonella D'Amico e Alessandro Rosina. La stessa domanda, volevo capire qual era la loro risposta. È una considerazione più che una domanda che ci fa
una delle persone che ci hanno ascoltato oggi, che ci hanno visto oggi, lui dice ci vuole anche qualcuno che fa riflettere sulle competenze che possiedi, perché a volte le sai, le hai, ma non sai di averle. E in effetti noi siamo abituati a essere valutati sulle materie scolastiche in qualche modo, no? Però nessuno valuta le soft skills, quindi abbiamo parlato di allenarle, abbiamo parlato di saperle cogliere da parte delle aziende, ma c'è un tema di valutazione anche delle soft skills. Com'è che vengono valutate le soft skills e com'è che si può rendere consapevole una persona di avere dei particolari talenti, di avere delle particolari competenze emotive che possono essere utili sul mercato del lavoro, ad esempio, o nella vita? Beh, io mi sento veramente di dover ringraziare molto per questa domanda, perché questo è un aspetto che mi interessa particolarmente, al quale sto dedicando proprio moltissime energie nella mia attività anche scientifica, perché il punto è proprio questo: nella maggior parte dei casi le persone non sanno se posseggono o meno alcune competenze, perché... E questo ha a che fare proprio col modo attraverso il quale ognuno di noi costruisce la propria immagine di sé nel corso della vita. Noi costruiamo l'immagine delle nostre competenze, quello che si chiama, no? In psicologia viene chiamato anche la percezione di autoefficacia, cioè quindi quanto tu ti senti capace di far fronte a certe situazioni. Ma questa percezione di autoefficacia si costruisce attraverso le esperienze. Io più volte faccio anche... con i bambini quasi direi degli esperimenti, no? Dico, ma tu sei bravo in matematica, ad esempio? Allora, se voi chiedete a un bambino se è bravo in matematica, lui vi risponde, sì, sono bravo in matematica perché la maestra mi ha messo 10. Questo è un esempio eclatante di come appunto la nostra percezione di competenza in realtà si costruisca a partire dalla valutazione che noi otteniamo in determinati compiti, prestazioni o altro. Ora, è chiaro che invece nel mondo delle emozioni e anche delle soft skills in senso più ampio, non c'è invece un riscontro oggettivo rispetto alle nostre competenze. Appunto, nessuno ci dice, ah, sei bravo a regolare le tue emozioni, oppure sei bravo a... Queste cose poi le impariamo nel corso della vita, ma a volte anche ad un prezzo molto caro, nel senso che le impariamo anche con l'esperienza diretta, a volte anche col fallimento diretto. Ecco perché secondo me il tema della valutazione è importantissimo, ma attenzione, non una valutazione delle competenze, quindi di area emotiva, relazionale, in generale di tutte le soft skills, che serva ad aggiungere ancora un altro tassello di valutazione, quindi non quel tipo di valutazione che serve a stabilire chi sono i bravi e chi sono i buoni e chi sono i cattivi, ma una valutazione che serva ad acquisire consapevolezza, come dicevo prima. Quindi una valutazione che diventi il mio punto di partenza per conoscermi meglio e che sia quindi immediatamente seguita anche da un percorso che mi guidi anche a cercare di migliorare quelle aree che dovessero risultare più fragili, oppure semplicemente a prendere consapevolezza dei miei punti di forza e quindi a metterli in campo e a utilizzarli, perché spesso accade anche questo, che le persone non sanno di possedere risorse che in realtà hanno, quindi non le utilizzano. E quindi chiaramente in ogni caso un processo di valutazione che abbia questa finalità è veramente un processo che porta alla crescita, non solo personale, ma direi anche dell'intera comunità. Quindi è proprio quello che andrebbe fatto. La interrompo per cedere la parola ad Alessandro Rosina, anche lui c'è una risposta flash, sì, a questa domanda. Sì, no, aggiungerei che proprio il tema delle competenze sociali e trasversali mette al centro proprio la persona nella sua specificità, cioè le altre competenze, quelle tecniche, sono valutate in maniera standard, uguale per tutti, e rispetto alla quale bisogna conformarsi, cioè deve essere la persona che si conforma a quello che è l'aspettativa esterna, mentre qui il processo sostanzialmente è ribaltato e quindi conta il percorso personale e contano proprio le specificità e vengono messe in luce alcuni aspetti che diventeranno sempre più importanti, soprattutto per un mondo in cui l'innovazione tecnologica, l'automazione eccetera diventerà fondamentale. Quindi la diversità, il riconoscere la propria diversità, la propria specificità e trasformarla in valore, la capacità di imparare dagli errori, che è una cosa appunto che l'umano ha, cioè anche trovarsi a sbagliare e trovare dall'errore a mettere in campo qualcosa che era imprevisto, saper gestire l'imprevisto,
questo. E saper trarre valore dalle emozioni è esattamente quello che, se noi riusciremo a fare, e chi riuscirà a farlo meglio, aggiungerà qualcosa in più, un valore aggiunto che poi arricchirà tutti e consentirà appunto di migliorare i processi di produzione e di benessere in senso ampio del futuro. Quindi la capacità di autovalutarsi all'interno appunto di questo processo è fondamentale. Quindi più che un giudizio dall'esterno, come appunto si diceva, rispetto appunto a un punteggio che viene assegnato a queste competenze acquisite, è importante appunto il proprio riconoscimento del percorso che si sta facendo, non solo del scoprire anche di competenze che si pensava di non avere e che invece si ha attraverso l'esperienza, ma anche il contrario è importante, cioè pensare che alcune competenze che si pensava di avere in realtà non sono più deboli e quindi si confronta con la necessità di doverle rafforzare e di capire poi all'interno del proprio percorso, della propria situazione, della propria specificità, come possono poi produrre valore. E con questo tema, con questo bisogno di autovalutarsi e anche di capire quali competenze si hanno e quali non si hanno tra le competenze soft e relazionali, e ringraziando tutti, quindi professor Rosina, la professoressa D'Amico, Salvatore Esposito, Nadia Buraman, direi che possiamo dirci soddisfatti di quello che abbiamo imparato oggi, dell'importanza delle soft skills e dell'importanza di tutto ciò che ci rende umani in fondo, ovvero la capacità di relazionarsi con gli altri, di imparare e di imparare dai nostri errori e di saperci autovalutare, che a suo modo anch'essa è una soft skills che nessuno ti insegna a scuola e che molto spesso, forse troppo spesso, impariamo nell'esperienza diretta. Buon pomeriggio a tutti, buona serata a tutti e ci rivediamo alla prossima webinar, possiamo chiamarlo così, di Valore Lavoro di Fanpage con McDonald's. Buona serata a tutti.